Le sfide sono anche opportunità, ovviamente, però dobbiamo ragionare su una scala internazionale. Ormai da 10 anni, parlo perlomeno per la portualità italiana e del settore container, quindi diciamo, è una parte del settore, comunque parliamo di 10 milioni di TEO stagnanti dal 2007 al 2017, quindi è ovvio che bisogna guardare a mercati internazionali, bisogna riappropriarsi di un ruolo per andare a servire quelle aree che crescono, così come cresce, ma purtroppo diciamo, l'Italia un po' di meno, per cercare di offrire quelli che sono le solite ricette, cioè la capacità di attrarre traffici, attrarli in maniera efficiente. Quindi ecco che la chiave di lettura è, ahimè, piuttosto semplice: servono intermodalità, serve ferro, serve la possibilità di offrire servizi efficienti e soprattutto direi che serve comprendere che la merce, che è il vero titolare poi delle scelte, è coloro che decidono se è più conveniente passare da Rotterdam o se passare da La Spezia o da Genova, capire che oggi il tema del risk management, cioè del fatto che la supply chain ha dei rischi e quindi la possibilità di offrire dei corridori alternativi ha un grandissimo valore. Dovremmo ritornare a recuperare il dialogo con chi decide dove devono viaggiare le merci, quindi sia da un punto di vista domestico, quindi nella logica degli imprenditori che internazionalizzando hanno bisogno di una logistica efficiente, sia per quelle logiche diciamo d'oltre Alpe, che si chiami Germania, Baden-Württemberg, Baviera, Svizzera, che oggi vedono ai porti italiani come una nuova opportunità. Ci sono stati fatti dei miglioramenti, noi siamo direi protagonisti di nuovi volumi che riusciamo a far passare dai porti liguri e portare verso la Svizzera, ovviamente non basta rispetto alle dinamiche. Adesso è il momento di completare le infrastrutture, far sì che gli operatori possano operare con delle regole certe su medio termine e poi riuscire a intercettare questo meccanismo di navi che è vero che sono più grandi, ma i porti ricordo sempre che possono ordinare una gru in 18 mesi, mentre per fare i dragaggi ce ne mettiamo 5 o 10 di anni, quindi sono quelli i punti critici da risolvere.